Da quando nel 1700 l'uomo, con la rivoluzione industriale, ha cambiato la propria visione dello sfruttamento della natura, passando dalla semplice sussistenza all'interesse economico, ha modificato anche il proprio impatto sulla natura stessa, trasformandosi da essere parte integrante del sistema per diventarne poi primo distruttivo attore. Con questa modifica del rapporto uomo-natura sono cresciuti nel corso dei secoli e poi dei decenni i disastri ambientali, sia in numero sia in gravità. La vera Silent Hill, l'incendio senza fine del sottosuolo di Centralia. Una città fantasma, o quasi, visto che di temerari che vivono a Centralia oggi se ne trovano solo quattro. Il centro che sorge in Pennsylvania è diventato tristemente noto per via di un incendio risalente nel 1962 e non ancora del tutto spento, perché il sottosuolo brucia sempre da quel giorno e non è il solo caso, anche se è il più eclatante. Negli ultimi anni, e in generale nella storia degli Stati Uniti, si sono registrati almeno 200 eventi di tale genere nei depositi di carbone sotterranei e di superficie. Il fuoco è divampato in un territorio ricco di antracite, a più di 1000 metri di profondità. Attualmente si sviluppa su circa 3700 acri in una serie di ex miniere. A causa di un pericolo praticamente costante e difficile da arginare, la popolazione ha deciso nel tempo di emigrare altrove. Ecco perché se nel secolo scorso si parlava di 2761 abitanti, nel 2021 il numero è drasticamente sceso a 4. Motivo per cui è stato sospeso anche il servizio postale, già nel 2002. Tra gli incidenti che il problema ha causato, negli anni 80 un ragazzo di 12 anni di nome Todd Dombowski è caduto in una crepa del terreno a casa della nonna, proprio nel punto in cui si trovava la miniera di carbone ancora in fiamme. Il ragazzo non ha avuto gravi conseguenze, grazie al fatto che è riuscito ad aggrapparsi alle radici di un albero, prima di finire nel vuoto. Il problema, però, era già noto ed era stato denunciato senza che nulla di definitivo si potesse fare. La zona di Centralia fu venduta ai coloni da un gruppo di nativi americani locali. Il costo fu di 500 sterline nell'anno 1749. Un ventennio dopo, venne costruita la strada Reading Road, che in parte divenne la Route 61. Un terzo della città andò poi a Robert Morris, uno dei firmatari della Costituzione degli Stati Uniti d'America, il quale finì in bancarotta e dovette cedere tutto alla prima banca degli Stati Uniti d'America. Successivamente la porzione di terreno andò ad un capitano di mare divenuto ricco banchiere e i giacimenti di carbone furono in parte trascurati. Nel 1832 fu aperta la Bull's Head Taverna, che diede il primo nome al luogo. Da lì si gettarono le basi per la moderna Centralia. Nel 1854 vengono aperte le prime due miniere, destinate ad aumentare sempre di più negli anni successivi. E fu così che il carbone divenne la principale fonte di guadagno della sempre più popolata Centralia, secondo i registri storici. È nel 1890 che la piccola città raggiunge il suo picco di popolazione, arrivando a contare 2761 abitanti. L'estrazione di carbone dal sottosuolo continua su larga scala fino alla fine del XIX secolo. Purtroppo, successivamente l'estrazione subisce un declino costante e fatale, portando all'abbandono di numerose miniere. Se vi state chiedendo quale fu la causa dell'incendio, sappiate che il disastro di Centralia ancora oggi è avvolto nel mistero e non sappiamo con certezza quale sia stato l'evento scatenante. Si cerca ancora la vera causa che lo ha scatenato, ma si pensa che un gruppo di volontari abbia bruciato una pila di rifiuti in una miniera abbandonata e sia iniziato il disastro. L'incendio non fu controllato e raggiunse il sottosuolo ricchissimo di antracite che iniziò a bruciare. Furono effettuati dei tentativi di estinguere l'incendio, eliminando il carbone infiammato e immettendo nei tunnel minerari materiale non infiammabile. Ma l'incendio continuò a divampare e iniziò a manifestare i suoi effetti anche in superficie. Ceneri, nuvole di fumo, moria di alberi, formazioni di crepe sulle strade e voragini nel terreno. Nel ventennio successivo, la popolazione iniziò progressivamente ad essere evacuata. Molti edifici furono abbattuti
e Centralia divenne una cittadina fantasma. L'incendio nel sottosuolo è ancora attivo e si calcola che, ai ritmi attuali, lo sarà ancora per circa 250 anni. Termina qui la Chronicle 25. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e l'iscrizione al canale. Non ve ne pentirete. Un'ambientazione già di per sé spettrale non può far altro che accrescere l'alone di mistero che circonda quasi tutte le cosiddette città fantasma sparse per il mondo. Centralia non fa eccezione, se si pensa che alcuni visitatori abbiano raccontato poi di aver percepito strane presenze e di essersi sentiti osservati per tutta la durata della visita. Alcuni pensano addirittura che Centralia sia la vera porta per l'inferno. A presto!